si le monde te privait et son argent et son or, et que tu dois vivre avec le moindre frère. Souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Lasciando questo culto nelle mani del nostro Signore Gesù Cristo. Essere qui, di inchinare i nostri capi, per onorarti, adorarti e ascoltare la tua parola. Sappiamo che tu sei qui come l'hai promesso, Padre, per benedire ogni cuore, ogni anima che sta dinanzi a te, e sappiamo che quando noi usciremo, diremo come i nostri fratelli sulla via di Maus, i nostri cuori non ardevano in noi, mentre egli ci predicava la parola, tramite prendendo le scritture e i profeti. Padre, grazie per tutto quello che fai per noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. O caro Salvatore, la tua bénédiction.
Leggiamo dal versetto 11. Apocalisse 20, dal versetto 11.
Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituiscono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Che Dio vi benedica. Amen. Accomodatevi. Dunque, andiamo avanti qui, sempre in questo insegnamento, la Santa Convocazione, di cui stiamo parlando. E cercheremo di andare un po' più avanti in un modo un po' più deciso, per toccare alcuni punti sul quale cercheremo di mettere un po' più chiarezza. Allora, William Branham dice che per raccontare meglio una storia bisogna sempre andare all'inizio di questa storia, per vedere come le cose sono iniziate. E abbiamo visto nella Bibbia che tutto quello che noi abbiamo conosciuto fino qui Dio l'ha fatto per la sua gloria, perché abbiamo letto nel libro dei Romani che Paolo diceva che lui stesso aveva indurito il cuore del Faraone per manifestare la sua gloria. E lo stesso Dio aveva scelto Esau, aveva scelto Giacobbe e aveva rigettato Esau. Lo stesso Dio aveva scelto Giacobbe, aveva scelto Isacco e ha rigettato Ismaele, che sono usciti dallo stesso grembo. Lo stesso Dio aveva scelto Abele, ma ha rigettato Caino, che è uscito dalla stessa madre, la Chiesa, Eva. E come l'abbiamo sempre detto, hanno preso lo stesso latte, sono andati nella stessa Chiesa, hanno avuto lo stesso pastore, ma abbiamo visto che la differenza si fa tramite la rivelazione, perché la rivelazione è il punto fondamentale della vita cristiana. Come l'ha detto il profeta, quando la domanda fu fatta a Pietro quel giorno, o ai dodici, la domanda fu fatta: chi dite voi che io sia? Allora tanti hanno dato le loro risposte, ma Pietro ha detto: tu sei il figlio di Dio. Allora Gesù gli ha risposto che non è la carne e il sangue che ti hanno rivelato questo, ma il mio Padre che è nei luoghi celesti. E tu sei pietra, e su quella pietra io edificherò la mia chiesa. Allora tu sei Pietro, scusatemi, e su quella pietra io edificherò la mia chiesa. Esattamente i cattolici hanno preso Pietro, hanno edificato la chiesa sopra di lui, hanno detto che lui è stato il primo papa. I protestanti hanno detto: no, non possiamo edificare la chiesa su un uomo, ma la chiesa la dobbiamo edificare su Gesù, che Gesù è la parola, è figlio di Dio. Ma quando viene il profeta dice che sia i cattolici che i protestanti hanno sbagliato, perché la chiesa non è stata edificata né su Pietro né su Gesù, ma la chiesa è edificata su chi è Gesù. Bisogna conoscere chi è Gesù, perché se voi non conoscete chi è Gesù, adorerete un falso Dio. E per questo che oggi molti stanno aspettando l'uomo di Galilea. Ma nel libro ci è stato promesso che colui che verrà non è l'uomo di Galilea, ma la seconda venuta è la venuta della sposa di Cristo. E quando l'abbiamo studiato, abbiamo preso il libro di Matteo 17, abbiamo visto che quando lui è andato sulla montagna della trasfigurazione il settimo giorno,
Perché se voi leggete Matteo 16, voi vedrete che Gesù aveva detto ai suoi discepoli che alcuni di voi qui non moriranno prima di vedere il figlio dell'uomo venire nel suo regno. E allora lui le ha portati sul, dopo che ha fatto quella dichiarazione, 6 giorni dopo, lui le ha portati sulla montagna della trasfigurazione, cioè il 7° giorno. Gesù le ha portate sulla montagna della trasfigurazione per far vedere a loro l'anteprima della sua venuta. E quando le ha portate, perché la venuta del regno, quello che succederà il 7° giorno, cioè nella 7ª epoca della Chiesa, Gesù l'ha fatto vedere a Pietro, Giacomo e Giovanni. Le ha portati là, su quella montagna. E mentre erano lì, che cosa è successo? È venuto su quella montagna, faccio un po' questo disegno qui, supponiamo che questa è la montagna, qua è Gesù, qua Elia, qua c'è Mosè, e qua sotto c'è Pietro, c'è Giacomo e c'è Giovanni. E Pietro, quando ha visto Gesù, e Mosè e Elia ha detto: oh, che è bello stare qui, facciamo 3 tende, eh? Che è bello avere Elia, Mosè e Gesù insieme, sarebbe una bella cosa. Ma ricordatevi, boh, non voglio entrare in questo, ha detto: ma che è bello, avremo Gesù il Messia, avremo Mosè la legge e avremo Elia che rappresenta i profeti, ma che giorno glorioso, tutti e 3 insieme, facciamo 3 tende, 3 tabernacoli, avremo tutti e 3 insieme, è bello che siamo qui, avendo questo 3. E mentre Pietro ragionava in quel senso di avere tutti e 3 insieme, la voce lui ha detto: no, colui è mio figlio unico, ascoltatelo. La voce non ha detto ascoltatele, ha detto ascoltatelo. Bisogna ascoltare una sola persona. E quando Pietro ha alzato la testa, non ha visto più né Mosè né Elia, ma ha visto Gesù, solo la parola. E quando l'ha visto, Branham ha interpretato, ha detto: che cosa è successo lì? E sia Mosè sia Elia sono entrati in Gesù, in modo che quando voi ricevete Gesù avete sia Mosè e Elia in lui. E su quella montagna c'è stata la trasfigurazione, eh? Quando Gesù fu trasfigurato, ricordatevi che tutto questo deve avere luogo nella 7ª epoca della Chiesa. Nella 7ª epoca della Chiesa tutto questo deve avvenire. Dobbiamo avere un Gesù trasfigurato. E Branham dice: che cosa significa la trasfigurazione? Significa che lui ha cambiato faccia. Perché quando lui l'ha fatto, non è più la faccia di Galilea, ma hanno visto un'altra faccia. Perché se c'era una fotocamera lì quel giorno e si faceva la foto, non sarebbe la faccia di Galilea, ma vedranno un'altra faccia. Perché è un Gesù trasfigurato. E Branham dice: che cosa significa trasfigurato? Cambiare faccia. Dunque non è più la faccia di Galilea che noi avremo il 7° giorno, ma avremo un'altra faccia. Ma come sapremo? Perché la faccia, quando Giovanni, come Dio è sempre coerente con la sua parola, quando Giovanni è andato sull'isola di Patmos e che ha visto nei 7 candelabri qualcuno che somigliava al figlio d'uomo, Giovanni non ha mai detto che è Gesù, perché Giovanni ha vissuto con Gesù, ha lavorato con lui e hanno vissuto insieme per tanti anni. Ma quando Giovanni arriva sull'isola di Patmos, prendiamo la Bibbia, lo leggiamo, perché stiamo parlando della Santa Convocazione. E nel giorno della Santa Convocazione le cose vengono rese chiare, affinché il giudizio sia pronunciato, perché la rivelazione della parola deve essere chiara e limpida. Amen.
Giovanni dice qui, dal versetto 13, dice: e in mezzo ai sette candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Giovanni l'ha visto. Giovanni ha ho detto Apocalisse 1, versetto 13. Giovanni ha vissuto con Gesù per tanti anni. Ma quando ha visto questo uomo dinanzi a lui nel candelabri, poteva dire: ma è Gesù con cui abbiamo camminato. Ma ha visto che non era, ha detto: questo qua somiglia a un figlio d'uomo. Dunque aveva l'apparenza di un figlio d'uomo. Giovanni non ha mai detto che è Gesù di Galilea, no. Perché Branham dice noi, e dice ogni cosa che è scritto nella testimonianza è scritta affinché gli occhi unti la possono vedere, lo dice nelle sette epoche. E allora Giovanni ha visto qualcuno che somigliava a un figlio d'uomo. Non ha mai detto che è Gesù. Non ha detto: ah, ho visto Gesù e l'ho riconosciuto. No. Perché noi prendiamo quello che è scritto. Tutto quel Branham dice nelle sette epoche, mi sembra verso pagina 99 o pagina 100. Branham dice qui, se lo trovo lo voglio leggere, perché Branham dice talvolta dobbiamo leggere per far sì che quelli là che non credono possono stare zitto. Pagina 99, sette epoche, Branham dice: ora, sia questo ben chiaro, la scrittura non gioca con le parole. Tutto ciò che è nella testimonianza è lì affinché gli occhi unti lo vedano. Tutto quello che è nella testimonianza è lì affinché gli occhi unti lo vedano. Giovanni non ha mai detto che è Gesù. Allora quando William Branham viene con gli occhi di aquila, quando lui ha guardato nei candelabri e ha guardato quella persona, non ha detto: no, non è Gesù, ma è la sposa. Dunque la seconda venuta è la venuta della sposa. È la sposa che viene per adempiere tutte le promesse che sono scritte nel libro, nel Nuovo Testamento. È lì che siamo. Dunque, Giovanni, quando ha visto Gesù, ha detto: no, non è Gesù questo. Questo è la sposa di Cristo. Dunque, tutte le promesse riguardano la sposa. E abbiamo visto qui, e l'altra volta, quando avevo detto qui, tanto per non disperdere un po' quello che stavo per dire, che William Branham dice che ogni storia, quando voi la raccontate, dovete sempre andare all'inizio. Perché abbiamo visto la croce. Gesù è morto alla croce del Calvario. E Gesù fu rigettato, egli fu mandato da parte, egli è venuto dalla parte dei gentili, per prendere una sposa per il suo nome. Dunque nei candelabri è per avere una sposa. Dunque la sposa è qui. E abbiamo studiato qui che le sette epoche della Chiesa è tutto il tempo che Dio ha da lavorare con i gentili. Fuori dalle epoche della Chiesa Dio non tratta con i gentili. Possiamo fare finta di andare in chiesa, possiamo fare finta di avere unzione, possiamo fare finta di gridare. Gli ebrei l'hanno fatto. Quando Dio ha lavorato con loro fino alla 69esima settimana e mezzo e che hanno rigettato il Messia è venuto dalla parte delle nazioni, ma gli ebrei continuavano ad andare in chiesa.
portavano i sacrifici di agnelli, ma Pietro aveva detto a loro che non serviva più. Paolo pure ha detto a loro che non serviva più, ma hanno rigettato la voce di Paolo e di Pietro e degli altri e hanno continuato ad andare nel tempio, hanno continuato a portare i sacrifici, hanno continuato a pregare. Non è che non avevano l'unzione, hanno bene l'unzione, l'entusiasmo l'avevano, pregavano. Dicevano, questo qua ci ha detto che non abbiamo più unzione, guardate, questo è stato guarito, abbiamo pregato questa persona, tutto in ordine. Ma Dio non è più qui, si è spostato verso le nazioni. E quando ha finito con le nazioni, ritorna qui per adempiere 3 anni e mezzo. E quando lo finisce qui, tutta la terra entra nel caos. È per questo che oggi noi abbiamo uno spettacolo desolante sulla terra. La terra è nel caos, completa. Non c'è più un'intelligenza che porta la cosa avanti. Branham dice, se riportate Abraham Lincoln, riportate George Washington, riportate tutti questi grandi uomini, anche se William Branham stesso ritorna oggi, non può più raddrizzare niente. Anzi, abbiamo gli opuscoli. Ma gli opuscoli fanno qualcosa. Non raddrizziamo più niente, perché ormai tutto è finito. Nessuno può raddrizzare più niente. E la Chiesa va nel caos. La Chiesa non che va nel caos, è già nel caos. Ricordatevi che sono qui nelle 7 epoche della Chiesa. E voglio fare questo che ho l'abitudine di fare sempre. Nelle 7 epoche della Chiesa abbiamo attraversato, abbiamo sempre detto che le 7 epoche della Chiesa abbiamo attraversato, sono coperte dal primo, secondo, terzo e quarto sigillo. E qui avviene il rapimento. Branham dice che il rapimento ha luogo nel quarto sigillo. So che a molti non piacciono questo, ma tutto quello che è rivelato è già una rivelazione. E siamo qui. E poi, quando la Chiesa è rapita, abbiamo la grande tribolazione, e abbiamo detto che la tribolazione non è come ce la stanno... Hanno fatto i film a Hollywood, hanno fatto vedere un uomo a New York, nella sede delle Nazioni Unite, che spara su qualcuno. Poi ci hanno fatto vedere 2 uomini vestiti di sangue, come gli arabi là a Gerusalemme, e lì è Mosè. Tutto questo è una fiction. Ricordatevi, voglio attirare la vostra attenzione su alcune cose oggi. Siamo nella Santa Convocazione. E nella Santa Convocazione le cose vengono dette chiare, affinché le anime che sono perse possano vedere come sono stati uccisi. Il giudizio, perché Dio rivela il piano, rivela ogni cosa, e diranno: ma non l'abbiamo saputo, ma avete avuto l'occasione di riceverlo, ma l'avete rigettato. Perché ricordatevi che quando la verità fu presentata, Giuda, dopo che ha venduto la parola, si è ha pianto amaramente, ma non ha più avuto grazia, perché il suo nome non è mai stato nel libro di vita dell'agnello. Perché è tutto per predestinazione. Leggeremo alcune cose. Allora, vediamo qui che nella Santa Convocazione, voglio leggere un po' oggi, cercheremo di dare l'applicazione spirituale. Branham dice, nell'opuscolo riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio, perché oggi tante cose le aspettiamo d'un modo o l'altro, e cercheremo di mettere appunto su alcune cose. È una citazione che avevo già usato tante volte, che voglio cercare di usare qui. Branham dice, nell'opuscolo riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. Vedete? La Bibbia non è soltanto, questo non è soltanto qualcuno che cerca
di farvi accettare a forza qualcosa. Non vogliamo che voi accettate qualcosa per forza, ma siamo qui per rivelarvi l'esatta applicazione spirituale di quest'ora. Branham non ha detto l'applicazione carnale di quest'ora, ma l'applicazione spirituale di quest'ora. Lo dice nel paragrafo 30 di Riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. E avevo sempre detto che non siamo più nel primo esodo, non siamo nel secondo, già nel secondo esodo l'interpretazione cambia. Figuratevi nel terzo esodo come deve essere l'interpretazione. Branham dice che deve essere, quando siamo qui per rivelarvi l'esatta applicazione spirituale di quest'ora. Dunque c'è un'applicazione spirituale che riguarda quest'ora, non è qualcosa di materiale. È come parliamo dell'inferno, perché quando ci hanno parlato dell'inferno abbiamo pensato tutti noi, perché il disegno che abbiamo visto nei film, quello che abbiamo sentito nelle chiese, che ci è stato predicato nell'evangelizzazione sulle strade, se voi non vi ravvedete andrete nel fuoco che brucia e brucerete per l'eternità. Ma viene l'interpretazione corretta della parola alla fine dei tempi, perché l'interpretazione viene dopo che Dio ha finito il suo piano. Perché William Branham dirà che quando Dio adempie la cosa, allora lo rivela. Allora noi sappiamo ora che cos'è l'inferno. Sappiamo che non è un fuoco literale, perché un fuoco literale non brucia uno spirito. Un fuoco literale non brucia l'anima. Ma Branham dirà nel quarto sigillo che l'unica cosa con cui Dio scana il suo nemico è la parola, è il fuoco che esce dalla sua bocca. E Branham ci ha fatto capire che lui, l'inferno, non è che avevo detto qui l'altra volta che quando Branham aveva 14 anni ha fatto un viaggio fino al 1963 nel supermercato Penny e ha visto l'inferno, si è trovato in inferno, e 40 anni dopo l'ha vissuto realmente. È l'inferno che lui aveva visto, e quando aveva avuto quella cosa, ha fatto quel viaggio, quando la gente parla del come si chiama, del viaggio, come lo chiamano, la macchina del tempo, quando Branham ha preso la macchina del tempo 1923, l'ha portato in 1963 e ha visto l'inferno sulla terra, e lui gridava e diceva che lui ha visto delle donne lì, perché Branham non ha detto che ha visto dei uomini solo, non ha mai detto ho visto dei uomini, ha detto ho visto delle donne che facevano e lui aveva paura e gridava, papà, mamma, ha detto qui non c'è papà, qui non c'è mamma, e ha promesso a Dio, ha detto se tu mi tiri fuori di qui io ti adorerò. E Branham, leggiamo un po', lo voglio leggere, perché dobbiamo dare l'interpretazione corretta e esatta della parola. Nell'opuscolo, le anime che sono in carcere, paragrafo 97. Allora pensai, mentre notavo quegli occhi che sembravano in cancrena di quelle donne. Branham dice: ho visto quegli occhi che erano in cancrena di quelle donne. Ho detto dobbiamo fare l'applicazione spirituale, non l'applicazione materiale delle cose. E notate che una donna nella parola di Dio significa la Chiesa. Mi seguite? Una donna
nella parola di Dio significa la Chiesa. Allora pensai, mentre notavo quegli occhi che sembravano in cancrena di quelle donne, gli occhi in cancrena vuol dire che gli occhi sono ciechi, non vedono più, ed è la condizione di Laodicea. Ha detto, ho visto quelle donne in cancrena, gli occhi in cancrena, hanno rigettato i profeti e non vedono più, sono nudi, ciechi. Allora pensai, mentre notavo quegli occhi che sembravano in cancrena di quelle donne, c'erano le spagnole, le francesi, le indiane e le bianche, e tutte insieme, ma quelle teste enormi, sapete, cespugliosi, con quelle pettinature, nel modo in cui si pettinano all'indietro, molto grosse, e poi escono, sapete, voi sapete come esse lo fanno, la conciano nella maniera in cui fanno, e poi quegli occhi che sembravano in cancrena e gli occhi con il cosmetico, esse li prolungano come gli occhi di un gatto, e loro parlavano, e io ero ancora là, e Branham dice, e io ero ancora là, stavo là, al negozio di G.C. Penny, indietro di nuovo all'inferno. Dunque Branham diceva, in quel supermercato mi trovavo dove? In inferno. Dunque l'inferno non è l'interpretazione che vi hanno dato dell'inferno, ma l'inferno si è rovesciato sulla terra. L'inferno, e siamo in inferno. Tu mi direi, ma fratello Frank, tu dici sì, questo corpo qua è in inferno, non può ereditare il regno di Dio. No, perché Satana non entrerà mai nel regno di Dio, ma la mia teofania, la parte spirituale non può vivere in inferno, perché vive nella gloria, nella presenza dello Spirito Santo. Ma questo qua, Branham ha detto, non cercate manco di raddrizzarlo. Dovete dividere questo, perché questo è il malvagio. Branham dice, il mio grande nemico è questo. Ma la parte gloriosa è la mia anima, la mia teofania, è la parte gloriosa che gioisce nella presenza di Dio. E lui gioisce della rivelazione della parola. Ma Caino non può gioire della rivelazione della parola, perché quando la parola viene rivelata, Caino non è contento. Caino cerca di uscire da Abele, ma questa volta Abele non si farà più uscire da Caino. Dunque Branham dice, mi trovavo in quel supermercato in inferno. È duro da dire, ma è l'inferno sulla terra. Tutti gli spiriti malvagi, l'inferno si è, la quinta dimensione si è rovesciata sulla terra completamente. E per questo che ovunque voi camminate è l'inferno. Le donne, la Chiesa non ha più la visione, hanno rigettato i profeti, hanno preso la parte mortale della parola. Invece Paolo ha detto, la scrittura uccide, ma lo spirito vivifica, è l'interpretazione, la rivelazione che dà la vita. Aspettiamo Los Angeles che deve andare sotto mare. Sì, Los Angeles, sapete che cosa significa Los Angeles? Los Angeles. È una grande città dove hanno avuto la Pentecoste, significa la città degli angeli. Ma Branham ha detto, Los Angeles si sprofonderà nel mare. E ho detto, dobbiamo dare l'applicazione spirituale di tutto. Sappiamo che cosa significa il mare. Un mare di peccati, il mare sono i popoli.
E quando abbiamo guardato nel mare, abbiamo visto che c'è la bestia. Eh? E quella città che è la città degli angeli, andate oggi a Los Angeles e vedete come è sprofondata fino nel mare completamente. Il peccato del mondo, Hollywood, California, tutto Los Angeles è sotto mare completamente. Mi direte, ma fratello Frank, ma io non lo vedo. Sì, quando Gesù diceva ai suoi discepoli, voi sapete che prima che Gesù maledisce il fico, Gesù prima che parla del fico nel Matteo 24, un giorno, tanto per non andiamo sul fico, Gesù guardava il Tempio, era davanti al Tempio di Gerusalemme e ha detto ai suoi discepoli, voi guardate questo Tempio? Questo Tempio qua, distruggetelo e io in 3 giorni lo ricostruirò. Puntava il Tempio, Branham dice che Gesù puntava il Tempio. E tutti guardavano il Tempio così. Ah, il Tempio che i nostri padri hanno messo più di 40 anni per costruire, questo qua dice che in 3 giorni lo ricostruirà. Perché loro avevano l'applicazione materiale della parola di Cristo. Ma quando Pietro più tardi ha ricevuto lo Spirito Santo, che cosa ha detto? Ha capito che lui non parlava del Tempio materiale, ma stava parlando del tempio del suo corpo. Dunque bisogna avere l'applicazione spirituale della parola. E per questo che vi ho letto questa citazione di fratello Branham, che diceva qui, ha detto, ma non cerco di farvi accettare a forza qualcosa, ma per rivelarvi l'esatta applicazione spirituale di quest'ora. Dunque c'è un'applicazione spirituale che bisogna avere. Non rimanere là solo. Noi aspettiamo la fine di Laodicea. Ah, Elia e Mosè devono andare. Tutte queste cose qua le dovete cominciare a cancellare della vostra mente. Perché fratello Branham un giorno ha comprato il biglietto e gli hanno detto, Branham, tu fai il discernimento, ma come mai non vai in Israele? Se tu vai subito in Israele, tu vedrai che gli ebrei crederanno subito. L'entusiasmo ha preso fratello Branham, anche lui ha comprato il biglietto, è arrivato in Egitto. Quando è arrivato in Egitto, lo Spirito Santo lui ha incontrato, ha detto, guarda che viene qui bravo. L'entusiasmo là lo devi stare da parte. Prendi il volo e ritorna a casa. Stai lontano da lì. Ritorna in America. Perché se voi leggete la vostra Bibbia, voi capirete che Giuseppe non è mai tornato a casa. Sono dove riconosceranno il Messia? Dove i suoi fratelli l'hanno incontrato? In Egitto. E sappiamo tutti noi, Branham l'ha spiegato tante volte, che l'Egitto oggi l'abbiamo trovato in America, dove c'era Giuseppe, che è fratello Branham. E i 144.000 lo riceveranno in Egitto. Una cosa. Seconda cosa, la Bibbia, molti stanno aspettando che lì e Mosè vanno là nella Gerusalemme degli arabi che combattono lì per andare a presentarsi davanti a Beniamino Netanyahu e lì e Mosè. Leggiamo Apocalisse 11. Alcune cose le voglio raddrizzare un po'. Voglio leggere solo il versetto 7 a 8. E quando avranno terminato la loro testimonianza, dunque questi due testimoni che abbiamo visto, che devono entrare nel fratello Branham, perché è stato detto che lo spirito di Elia, di Mosè e Cristo vivranno in questo tabernacolo. Quando parliamo del tabernacolo potete già avere l'applicazione spirituale. Non è tabernacolo di muro. Tabernacolo è un uomo, è fratello Branham in questo tabernacolo. È un uomo. Ok? E quando avranno terminato la loro testimonianza,
la bestia che sale dell'abisso farà guerra. La bestia, sempre quella bestia, farà guerra a loro. Farà chi è la bestia? Roma. La denominazione li farà guerra. E hanno fatto realmente guerra a Elia di Malachia 4. Notate anche nell'ombra, dice, andiamo nell'ombra, quando Elia ha finito di uccidere i 400 profeti di Baal, chi gli ha fatto la guerra? Chi ha voluto uccidere Elia? Jezabel, la bestia, Roma, sempre Roma. La bestia gli ha fatto la guerra a Elia. E Branham ha detto, notate una cosa, che il passaggio stesso di Elia non ha cancellato completamente Jezabel. Jezabel è rimasta ancora sul trono. Finché Jehu l'ha spassata via. Ma ha distrutto tutto. Non soltanto ha distrutto Israele, è andato fino a mettere sua figlia a Gerusalemme per distruggere anche Gerusalemme. Ma una semenza fu protetta dalla Chiesa. La Bibbia dice, e quando avevano terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dell'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Un giorno mi piacerebbe fare una predicazione su come è morto fratello Branham, perché tutte queste cose qua vanno passate al pegno per far vedere la scrittura. La bestia le ucciderà. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città che simbolicamente si chiama Sodoma, Egitto, dove anche il loro signore è stato crocifisso. Dunque simbolicamente si chiama Sodoma, Egitto. E dove fu ucciso il loro signore? A Gerusalemme. A Gerusalemme degli Arabi? No. Branham ha detto che non è più lì Gerusalemme. Gerusalemme ha cambiato posto, è là in America, che è lì che seppelliranno questi uomini. Tutto questo qua è adempiuto nella vita di fratello Branham. Prenderemo tutto questo, prenderemo il tempo, tutto questo, come mai Branham è morto tale giorno, l'hanno tenuto così per seppellire. Tutto questo è scritturale, fratello. A volte alcune cose le lasciamo da parte per non scandalizzare le persone, ma ogni tanto bisogna mettere un po' di scandalo sul campo affinché alcuni se ne vanno. Dunque siamo qui per darvi l'esatta interpretazione della parola. Dunque quando voi vedete Branham è andato là, non è che ha visto delle donne, ha visto delle donne. E dove l'ha trovato più tardi? La chiesa l'ha trovato nel supermercato. La chiesa è diventata un supermercato, un luogo di affaristi, è diventato un luogo di affaristi, i pastori sono diventati affaristi, predicando sempre la paura e la paura alla gente. Leggiamo qui, nell'opuscolo, voglio prendere qualcosa qui, nell'opuscolo, la futura dimora. Alla santa convocazione, quando il re chiama, dopo la settima epoca della Chiesa, quando il re chiama, tutti devono venire, dopo il millennio. Ok, leggiamo un po' per i prossimi 10 minuti e concludiamo. Ecco la vostra santa convocazione. Non ha niente a che fare con le cose letterali. Nella santa convocazione non abbiamo niente a che fare con le cose letterali. Va ben oltre ciò. Nella santa convocazione non abbiamo niente di letterale. State cercando un tempio,
Ma il tempio che la gente sta aspettando non è un tempio letterale. Tanto, come l'ho detto poco fa, nel secondo Esodo, il tempio di cui Gesù parlava non sono i quattro muri, ma era il suo corpo. Oggi, quando parliamo, la sposa è il corpo di Cristo, la gente guarda questo corpo qua. No. No, c'è un altro corpo, perché questa è la vecchia terra. E su questa vecchia terra Dio non può abitare. Ma stiamo parlando dell'uomo interiore, perché c'è un altro essere che si chiama l'uomo interiore, che è diverso da questo qua. Questo qua è solo un, è per quello che quando predichiamo sui droni, anche se colpito questo qua, non potete uscirne, perché io sono doppio. Amen. Anche se questo drone cade, sono sempre vivo, perché è per questo che William Branham ha detto: io non posso mai morire. Ecco la vostra santa convocazione, non ha niente a che fare con le cose letterali, va ben oltre ciò, essa è nel regno di Dio. Quando parliamo della santa convocazione, entriamo nel regno di Dio, e nel regno di Dio non c'è niente di letterale. Leggiamo: siamo nel regno di Dio con vita eterna, con i predestinati che non hanno mai avuto un inizio. Quando la parola è rivelata, quando i sigilli sono rivelati, allora è lì che capisco. È lì che la sposa capirà, ma io non ho mai fatto queste cose qua di cui mi stanno accusando. Non ho mai rubato, non ho mai mentito. Tutte queste cose qua non le ho mai fatte. È duro, ma è così. Perché è per questo che avevo detto qui, che quando i sigilli sono aperti e che i misteri sono rivelati, non puoi più predicare la giustificazione come Lutero l'ha predicato. Perché se tu lo predichi così, tu tieni sempre la gente colpevole. Ma quando i sigilli sono aperti e che predichiamo la giustificazione, che cosa predichiamo? Diciamo che tutte queste cose che hanno detto che abbiamo fatto, non l'abbiamo mai fatto. Non l'abbiamo mai fatto. Non esiste che io ho rubato una volta. Non esiste che io ho mentito una volta. Non esiste. Branham dice, quando leggete Dio nella semplicità, quando un'indagine viene fatta accuratamente, scoprono che io non ho mai fatto queste cose qua. Non ho niente di cui farmi perdonare. È forte, ma è questa la parola di Dio. William Branham dice, fratello Neville, se fanno un'indagine e mi dicono che ho rubato qualcosa, o mi dicono, Branham ha rubato. Ok, fanno un'indagine e scoprono che non ho mai rubato. Ma qualcuno dice, ma ti perdono. Mi devi perdonare di che cosa? Se io non l'ho mai fatto, perché mi deve perdonare che cosa? Non esiste. E per questo che già dal giardino dell'Eden, Dio, Adamo aveva ancora un po' di vita in lui, ha detto a Dio, sei te, è la donna che tu hai messo accanto a me. Io sto giocando solo il ruolo che tu hai voluto che io faccio. E per questo che lui stesso deve venire. Leggete bene l'opuscolo, chi è Melchisedec? Il matrimonio e il divorzio sono stati predicati lo stesso giorno. Branham sviluppa queste cose qua lì, ma le leggeremo tutti. Ecco la vostra santa convocazione. Dicono, ma queste cose qua non le dovete predicare. Questo fa parte della parola. Abramo è andato nel paese dei Filistei. Avete sentito che la Bibbia ha detto che Abramo, Dio ha detto a Abramo, perché hai mentito? Perché non c'era la legge.
Ecco la vostra santa convocazione. Non ha niente a che fare con le cose letterali. Va ben oltre a ciò. Essa è nel regno di Dio, con vita eterna, con i predestinati che non hanno mai avuto un inizio. Non è cominciato in alcun giorno. Voi non foste salvati in alcun giorno. Voi eravate salvati da sempre. Eravamo stati salvati da sempre. Non siamo mai stati persi. Abbiamo pensato, Paolo ha detto, voi andavate in giro cercando un Dio che non è manco lontano da voi, perché Dio l'ha voluto così. Paolo l'ha detto ai Greci e Atena. Ha detto nei tempi di ignoranza. Paolo ha detto ai Greci, ma passando i tempi di ignoranza abbiamo capito che il Dio che noi stiamo cercando, il Dio che pregavamo, Signore, dacci la vita eterna, abbiamo capito che la vita eterna non abbiamo manco da chiedere che ci danno la vita eterna, perché siamo eterni. La vita eterna non si dà. La vita eterna, uno è eterno e punto, basta. E c'è una sola forma di vita eterna ed è Dio. Vuole dire che avete sempre esistito, non avete né avuto inizio e non avrete mai fine. Solo che Brigham Branham dice, voi siete venuti nel tempo, in un corpo chiamato tempo. Questo Vangelo è forte, ma bisogna predicare la verità. Branham l'ha predicato così. Non ha niente. Voi eravate salvati da sempre. Amen. Gesù venne per redimere ciò. Ma voi eravate salvati fin dal principio, poiché in primo luogo voi avevate la vita eterna. Anche quando andavate in giro nel bar e rubavate, anche se morite in quell'occasione, andrete comunque a casa. Perché la vita eterna non si perde. Siete eterni. E noi abbiamo vissuto attraverso tutti quei simboli qua, ma quando si raggiunge l'ottavo, si va avanti nell'eternità. Non si arriva tramite leggi, là. Non si entra lì tramite leggi, perché davanti a Dio le leggi non funzionano. Perché Dio, le leggi, non siamo noi. Sono i figli di Israele che a un certo momento avevano bisogno di legge per vivere, altrimenti Abramo non viveva tramite, Abramo non aveva nessuna legge. Si svegliava la mattina, andava a fare i suoi affari e tornava a casa. Ma un giorno i figli di Israele hanno detto, ci puoi dare un codice di vita, così saremo sicuri di non offenderti. È lì che essi si sono chiusi in gabbia. Dovevano vivere come la gente viveva prima. Ma hanno voluto. L'eternità non c'è legge. E per questo che abbiamo, ho detto anche che la santificazione non si possono predicare come Wesley l'ha predicato. Il battesimo dello Spirito Santo, dopo l'apertura dei sigilli, non lo predichiamo più come è stato predicato a Susa Street. È finita quell'epoca. È un'epoca chiusa. Laodicea, tutta questa marmaia delle epoche, Branham ha detto, quando Gesù stesso verrà, non abbiamo più bisogno dei messaggeri. Ci è voluto tempo per togliere Giovanni Battista dal campo. Ha presentato Gesù, ma è continuato a parlare lo stesso. Mi direte, ma allora alcune cose fratello Branham le diceva così? Certo, le diceva. Perché quando fratello Branham ha predicato le sette trombe, non se ne è accorto che l'ha predicato, l'aveva predicato. Ha voluto predicarlo di nuovo. Quando ha voluto predicare di nuovo, Dio gli ha detto, no, Branham, l'avevi già predicato in un modo soprannaturale. Quando predicavi i sigilli, non serve che tu prendi prima tromba, seconda tromba, non è già stato predicato. E quando Dio parla così, quando noi lo leggiamo così, un figlio di Dio si siede
riprende gli opuscoli e vedi dove le trombe sono state predicate. E quando voi vedete che le trombe sono state predicate, voi saprete che non esiste più niente. E noi abbiamo vissuto attraverso tutti questi simboli qua, ma quando si raggiunge l'ottavo, si va avanti nell'eternità. Non si arriva tramite leggi e riti e ordini. Non abbiamo più né ordini né riti. Guardando all'invisibile, guardando all'applicazione spirituale della parola, la gente si è fermata, si sono bloccati. Mi raccontava un fratello che un giorno camminava con un fratello che lui diceva: ma con questa epoca di Laodicea che non finisce più, perché lui nella sua testa pensa che Laodicea deve finire come i pentecostali l'hanno predicato, che voleranno per andare in aria. E sono confusi, perché fra un mese saremo al 2023. E come faranno? Allora devono volare in aria prima di 31 dicembre o 1 gennaio, devono sparire tutti, altrimenti devono ritornare a sedersi per guardare bene, perché fratello Branham ha detto qualcosa. E questo bisogna farlo con l'umiltà. Quando tu stai andando in una direzione e che tu ti perdi, la cosa giusta da fare è di ritornare indietro. O se tu hai un fucile che non funziona correttamente, tu smonti tutto, tu lo pulisci correttamente per poter centrare meglio. E questo si fa con umiltà. Perché Branham ha detto che Laodicea è l'epoca più corta. E ora, se arriviamo al 2023, Laodicea avrà 117 anni, Efeso 117 anni. Che cosa state facendo a vostro profeta? L'ho letto qui e lo voglio rileggere. Che qualcosa succederà. Andiamo avanti la prossima volta a leggere sulla Santa Convocazione. Branham dice qui: nelle sette epoche, 54, pagina 54, mi piace bene questa scrittura. Perché questi qua, che stanno dicendo che Laodicea non è finita, che l'epoca pentecostale non è finita, e stanno andando avanti così, difendendo qualcosa che non si può difendere. No, lui ha detto che non ha profetizzato, ha predetto. Domande e risposte, 61. Predire significa profetizzare. Punto e basta, Branham ha risolto il problema. Ora siete voi, Branham dice, qui, che cosa faranno a quelli là che rigettano? Branham dice: e li distruggerà i sistemi della Chiesa che hanno preso il suo nome solo per corrompere il suo splendore. Alcuni hanno preso il messaggio e hanno corrotto lo splendore del messaggio. No, Laodicea non è finita. Aspettiamo la seconda venuta di Gesù. Aspettiamo il millennio. Aspettiamo l'eternità. Aspettiamo Gog e Magog. Aspettiamo la Mageddon. Aspettiamo, tutto stanno aspettando. Hanno preso il suo nome per corrompere il suo splendore. Hanno preso il messaggio dell'ora e hanno corrotto lo splendore del messaggio. Come non riescono a far combaciare bene le scritture? L'unica cosa da fare è che bisogna ritornare e sedersi al piede di Gesù, come l'aveva fatto Maria, al piede della parola, per dire: Signore, questo qua io non lo capisco, come? E il piano uscirà. Ma quando voi non riuscite a vedere il piano, l'unica cosa che rimane è di fare proclami. Ho visto un fratello che sempre su Facebook lui fa solo delle reliquie.
Oggi, 23 ottobre 1951, Branham ha predicato in Texas. Che cosa si è predicato in Texas? Si è predicato nel tempio di quella? Non sembra niente. La piscina di Bethesda, dove Gesù è passato, molti sono andati là. Un fratello mi ha detto, sono andato là, se lo vedi non è niente. È già un reliquia, è una storia, non serve più a niente. Branham ha detto, che cosa mi servono le reliquie? Che cosa mi serve la croce di Gesù? Che cosa mi serve i chiodi? Che cosa mi serve le caramelle che mangiano fratello Branham? Perché? Perché? La cosa importante è la rivelazione della parola. Vedere chiaro l'applicazione spirituale. Ci è voluto molto tempo prima che Giovanni Battista sia tolto di mezzo. Perché, e per questo Branham dice, dovete stare attento per poter dividere le due cose. Tagliare fuori uno e mettere Cristo sul punto giusto. Perché molti hanno preso il messaggio. Branham ha detto, io sono il precursore del millennio. Ditemi quando è che il precursore è morto prima di introdurre la persona che deve introdurre. I fratelli mi hanno detto no, il messaggio le introdurrà. Ok, torniamo indietro e ditemi se sono i rotoli di Isaia o di Geremia che sono usciti, sono saltati fuori dalla cesta nel tempio, hanno cominciato le fuori, saltavano a Gerusalemme. Ecco il Messia. No, no, non è andata avanti così. Dunque, non c'è niente di letterale. Non c'è niente. Branham dice, e noi abbiamo vissuto attraverso tutti questi simboli qua. Ma quando si raggiunge l'ottavo, si va avanti nell'eternità. Non si arriva tramite leggi, riti e ordine, si arriva tramite predestinazione. Amen. Che Dio vi benedica. Andremo avanti la prossima volta. Padre Celeste, ti ringraziamo per oggi giorno, per la tua parola, per il bene che tu fai alle nostre anime. Padre, lascia che possiamo salire i gradini e stare là nella pietra della vetta. Grazie Padre, poiché tu ci hai posto lì e possiamo vedere tutto quello che sta succedendo e siamo tranquilli perché siamo seduti nella tua presenza, gioendo, essendo seduto sotto il nostro fico, come l'ha detto il tuo profeta, mangiando il nostro fico tranquillamente. Lasciamo il resto dei giorni nelle tue mani, possa tu benedirci e guidare i nostri passi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Che Dio vi benedica.